Tosca è un'opera celeberrima, scritta da Giacomo Puccini e messa in scena per la prima volta il 14 gennaio del 1900 a Roma, al Teatro Costanzi. E non a caso fu messa in scena per la prima volta a Roma, perché l'ambientazione di quest'opera è proprio romana. Tutta l'azione si svolge nella città, forse più bella del mondo, comunque nella capitale d'Italia. È la quinta opera di Puccini ed è un'opera però molto diversa dalle altre. Innanzitutto perché tutta l'azione dell'opera si svolge nell'ambito di 16 ore. Non ci sono cambi di tempo, non ci sono passaggi da un luogo all'altro, tutto si svolge nella città e a pochi metri, a pochi chilometri di distanza. Si inizia la prima scena all'interno di una chiesa, quella di Sant'Andrea della Valle, si prosegue a Palazzo Farnese, che è poco più in là, pochi metri da questa chiesa, fino ad arrivare a Castel Sant'Angelo. Veramente in pochi passi, ancora oggi, si possono visitare tutti i luoghi in cui è ambientata quest'opera. E questa idea, questa scelta di scrivere un'opera che di fatto mantiene l'unità di tempo, di luogo e di azione, e quindi si sviluppa in un susseguirsi continuo, è come se tutto avvenisse nel mentre accade e avviene l'opera sul palcoscenico, chiaramente ha posto degli interrogativi a Puccini dal punto di vista musicale. Siamo di fronte dunque ad un'opera diversa da La Bohème o da Manon Lescaut, opere che Puccini scrisse prima di questa, perché c'è bisogno, ed è così nella partitura di Puccini, di una scrittura più concitata. I fatti si susseguono uno appresso all'altro, tutto avviene con grande frenesia. E la musica in questo caso, in quest'opera, è proprio un continuo. E le cose accadono e quindi i temi, anche i più lirici, e ce ne sono molti, come è proprio dello stile pucciniano, vengono travolti da altre ambientazioni musicali che si susseguono perché accade qualcosa. E ne consegue che Tosca è un'opera, veramente è un fiume in piena dal punto di vista musicale, che travolge l'ascoltatore che si trova seduta in sala. Per scriverla, l'ambientazione romana non è casuale, Puccini andò a Roma per rendersi conto dei luoghi, degli spazi e anche delle ambientazioni sonore. Studiò le campane che si sentono e che vengono riscritte nell'opera lirica. Dunque Puccini, al di là delle melodie e delle grandi arie che comunque sono presenti in quest'opera, ha una grande cura nella costruzione di un ambiente sonoro che in qualche modo descriva il luogo in cui ci troviamo. Il fatto che Tosca inizi all'interno di una chiesa racconta di una delle caratteristiche importanti della capitale d'Italia e all'epoca dei fatti, come vedremo poi, anche capitale del regno del Papa. Inizia proprio in una chiesa. E lo sfondo e il fatto che Tosca sia ambientata a Roma non può non avere come base il fatto che centri in tutta la trama, in tutta la vicenda, proprio l'ambientazione papalina, religiosa, anche se Puccini la pone in contrasto, e lo vedremo poi, proprio con le grandi vicende storiche che narra la trama e l'ambientazione in cui Tosca viene inserita, ovvero il conflitto tra clericali e anticlericali. Ma ciò che ci interessa in questo momento è sapere che nell'attenzione, nell'attenta scrittura, nella ricostruzione dell'ambiente sonoro romano, Puccini inserisce anche ambientazioni liturgiche, musiche che ricostruiscono un'ambientazione ecclesiastica. Basti pensare al Te Deum alla fine del primo atto di quest'opera. L'ambientazione storica è un'ambientazione storica che è basata e ambientata nel 1800, quindi 100 anni prima della messa in scena. 1800, siamo nel periodo della Rivoluzione Francese e siamo in un periodo particolare perché Roma, città in cui il Papa governava, appunto viene colpita e il governo papale cade proprio sotto i colpi di coloro che erano bonapartisti, cioè seguaci della Rivoluzione Francese e di Napoleone Bonaparte, appunto. Ed è all'interno di questo conflitto politico che si sviluppa la vicenda di Tosca.
un conflitto politico che è appunto alla base di tutta quest'opera, ma che non ci deve trarre in inganno. Certo, potremmo pensare che Tosca sia un'opera verista, quindi ambientata all'interno di una determinata situazione storica e che è certamente molto importante, ma in qualche modo le vicende dei protagonisti si muovono liberamente, quasi sì, fossero ambientati all'interno di una situazione storica, ma poi ciò che muove i personaggi sono i sentimenti, la gelosia, l'amore, ma sicuramente quello che abbiamo di fronte è un'opera che è quasi un thriller dallo sfondo politico, questo sì, dove però i personaggi sono animati da vicende che potrebbero e da emozioni che avrebbero potuto avere anche in altre epoche, anche se l'opera fosse stata ambientata in un'epoca molto diversa da quella in cui invece è ambientata. La trama di Tosca è una trama che ha al proprio interno le caratteristiche tipiche del dramma e dell'opera del suo tempo, dove ci sono tutte le emozioni tipiche di una grande storia d'amore, come dicevamo però inserite in un contesto un po' thriller e in un contesto comunque di grande guerra politica. L'opera si apre all'interno della chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove Mario Cavaradossi, che è un pittore, sta affrescando, sta dipingendo un affresco, in cui una figura femminile, per ritrarre una figura femminile, ha preso spunto da una marchesa, la marchesa Attavanti. Nel frattempo Angelotti, fratello della marchesa Attavanti, si rifugia. Angelotti è un bonapartista, quindi sta fuggendo proprio dalle guardie papaline, ecco qui il conflitto politico che mette in moto l'azione, si rifugia proprio nella chiesa di Sant'Andrea della Valle e si nasconde mentre Mario Cavaradossi sta dipingendo. Ah, anche il sacrestano entra e non si accorge di Angelotti. Entra anche la grande protagonista di quest'opera, che è Floria Tosca, che è una cantante innamorata di Mario Cavaradossi, che vede però subito, come spesso accade, che nel dipinto che Cavaradossi sta facendo, una figura femminile appunto non è lei, ma assomiglia ad un'altra donna. Ed è la gelosia che muove Floria Tosca, la nostra protagonista, anche la porta a compiere degli errori di cui probabilmente nel corso dell'opera e si pentirà. Nel frattempo Cavaradossi, che anche egli ha simpatie bonapartista, aiuterà Angelotti a fuggire e lo porterà nella sua villa a nascondersi. Entra in gioco un altro personaggio importante, che è il barone Scarpia, capo delle guardie papaline, che mentre Floria Tosca è ritornata in chiesa proverà a stuzzicarla per farsi dire dove è possibile che Mario e Angelotti si siano nascosti. E così finisce il primo atto. E l'opera continua così anche nel secondo atto, dove a Palazzo Farnese si inscena una festa, in realtà per una notizia falsa. Pare che le truppe papaline abbiano vinto sulle truppe napoleoniche, ma così non è, così non sarà e si scoprirà poi. Nel frattempo il barone Scarpia sarà riuscito a sapere dove si nasconde Mario Cavaradossi con Angelotti, andrà nella villa di Mario Cavaradossi, non troverà Angelotti, che nel frattempo si è nascosto, e appunto se ne tornerà, avendo preso però in ostaggio proprio Cavaradossi. Sarà ancora una volta Floria Tosca a cedere di fronte alle pressioni di Scarpia, che le chiederà più volte dove è nascosto Angelotti, dove può essere nascosto Angelotti, e Floria Tosca, per poter liberare Cavaradossi, che nel frattempo è imprigionato, cederà a questo ricatto, chiedendo però un salvacondotto, cioè la possibilità che Cavaradossi abbia salva la vita e che possa dunque essere liberato e con lei fuggire. Scarpia lo promette e Floria Tosca dice dove si nasconde Angelotti, che sarà catturato. E ancora una volta Floria Tosca ad essere il centro dell'azione, perché il barone Scarpia ha catturato Mario Cavaradossi, non ha trovato Angelotti, e proprio si rifarà su Tosca, il barone Scarpia, per tentare di sapere dove si nasconde Angelotti. E colpita dalle voci e dalle urla di Cavaradossi, che è imprigionato, Tosca si lascia sfuggire il luogo, il nascondiglio dove
Angelotti è rifugiato e così verrà catturato. Nel frattempo però Tosca è macerata dentro, è macerata perché Cavaradossi rischia la vita, rischia di morire per tutto quello che ha fatto e quindi chiede a Scarpia la grazia di lasciarlo libero. E certo Scarpia dirà di sì, però si deve concedere a lui. Ed è in questo intrico che Floreo Tosca riuscirà ad avere un salvacondotto, cioè un permesso per lasciare libero Cavaradossi e per poter fuggire lei e Cavaradossi una volta che lei si sarà concessa e far sì che avere la promessa che in realtà Cavaradossi non verrà giustiziato veramente, ma per finta. E così è che nell'ultimo atto ci sarà Floreo Tosca convinta e che rassicura Mario Cavaradossi del fatto che non sarà giustiziato veramente, ma per finta, convinta di avere un lasciapassare, un salvacondotto che permetterà a lei e al suo amore di fuggire. Peccato che quest'opera sia un dramma e non finirà come Floreo Tosca si aspetta, perché l'esecuzione di Cavaradossi non sarà in realtà finta, ma sarà assolutamente vera. Questa è un'opera molto diversa, basta sentire in breve la trama che ho raccontato veramente a salti per capire come la politica in qualche modo mette in moto l'azione, è un'opera di fuga, è un'opera in cui ci si nasconde, è un'opera in cui però i sentimenti, la gelosia di Tosca la porta a fare numerosi errori, è un'opera in cui però anche l'amore porta a sacrificarsi, a mettere la propria vita a disposizione dell'amato, come uno dei grandi topoi dell'opera lirica di questi anni. Insomma, è un'opera che è un grande capolavoro, che funziona benissimo dall'inizio alla fine, proprio perché è un grande film che si sviluppa senza mai fermarsi. È pieno di colpi di scena, è un thriller, come dicevamo in qualche modo, che fa sì che lo spettatore sia sempre colpito da qualcosa di nuovo. All'interno di questa grande struttura troviamo la grande capacità di orchestrare, di usare l'orchestra di Puccini, ma soprattutto le grandi arie che quest'opera contiene e che sono poi state estrapolate, che ancora oggi noi ascoltiamo nei grandi concerti, arie che tutti conosciamo e che magari, chissà, non sappiamo che provengono proprio da quest'opera lirica.